Avvocato Barbara, secondo lei cosa significa innovare quando si parla di consulenza nel real estate? Beh, innovare significa molte cose. La prima, che credo sia la più importante, è quella di essere al passo con le nuove tecnologie. E ci sono in giro per il mondo tanti studi legali che stanno sviluppando delle soluzioni per fare per esempio le due diligence con l'intelligenza artificiale. Questo è sicuramente la parte tecnologica, una parte molto importante e anche molto entusiasmante, perché si apre un mondo completamente nuovo per gli avvocati che sono un po' pigri per quel che riguarda la tecnologia. E direi che poi il secondo punto invece è un punto di mentalità, perché innovare significa secondo me capire bene, lasciare l'approccio dei vecchi avvocati, insomma, del modo in cui si lavorava una volta, capire bene chi è il tuo cliente, che tipo di operazione, deal sta facendo, e cercare di essere sintonizzati il più possibile sulla sua lunghezza d'onda. Per cui nell'ambito di una consulenza che deve essere ovviamente da un punto di vista tecnico super protettiva e molto ben fatta, però avere anche un orientamento commerciale e, se vogliamo, incentrato sul business, che possa aiutare e facilitare molto le cose. Grazie, avvocato.